Signori, benvenuti e bentornati in un nuovissimo video qui sul canale. Ci troviamo con lo showcase delle novità che arriveranno nei prossimi giorni. E adesso vi dirò anche di preciso quando, perché sicuramente me lo starete scrivendo nei commenti. Domani ragazzi, domani mattina alle 8 uscirà sia Bio Broly che Lezza dei Bimbi. Quindi domani avrete da farmare un pochettino di roba e siete fortunati, no? Così abbiamo qualcosa da fare. Quindi domani uscirà Bio Broly, anche Lezza. Lezza dei Bimbi credo che ve lo caricherò domani, visto che ragazzi oggi pomeriggio saremo in stream su Sparking Zero per vedere e reactare a tutti i personaggi del roster. Quindi vi aspetto in stream. E oggi andiamo a testare un pochettino sto Bio Broly, tanto commentato, tanto amato, tanto odiato. Vediamo un pochettino cosa ci hanno riservato per sto Bio Broly, ecco. Sono veramente curioso di testare. Allora, prima di tutto notiamo che il personaggio è in perma 24 kg. E tu dici, ok, non ci fa schifo, assolutamente. Vi dico già che il best linker è Broly Tech base, oppure Broly Tech, quello che carica miliardi di danno, o la sua versione trasformata. Come vedete, a livello di link gliene scambia 4 in realtà, perché poi ci avrebbe pure Berserk, ma per attivare Berserk dobbiamo scendere di HP. E quindi di basso più Broly linka proprio di merda. Sì, avete capito bene. Allora, difesa 174.000, non male. Mi tengo un Broly base? Direi di sì, facciamo così. Questo lo trasformo e l'altro me lo tengo base e lo metto a ruotare. Come vedete, con Broly Tech gli scambia due link. E il terzo sarebbe Berserk, però va a perdere un link naturalmente. Facciamo così. È un personaggio da secondo slot, ma questo si era abbastanza capito, no? È abbastanza facile da comprendere, visto che c'ha tutti i buff post special. Anche la DR se la prende post special, quindi è abbastanza semplice. Quindi di base ragazzi, è un personaggio da secondo barra terzo slot, dipende un pochettino dove lo mettete. Però fidatevi, dove lo mettete, sto qua, da secondo terzo slot, il suo lo fa. Lo fa pure molto bene, sperando che Broly Tech non si incazza con tale. Ok, 8 milioni e 8, va bene. Non male, poi lui c'ha pure il crit di base, quindi da buildare add proprio una facilità incredibile. Potete fare full add e il resto Eva o viceversa, un po' come vi piace. 5 milioni, come vedete, i danni sono simpatici, ma nulla di eccezionale, perché giustamente il personaggio è stato creato per essere un personaggio da tank, no? Non da DPS. Quindi, e poi c'aveva qua anche il buff di Broly Tech, per dire, quindi sono veramente danni in più. Col best link, col berserk attivo, starà sui 10 milioni probabilmente, ma più di tanto non vi va a fare il personaggio, ecco. Non aspettatevi miracoli. Intanto qui, ecco, questo è l'altro Broly Tech con cui linka bene, linka fisso. Cioè, ha gli stessi link del Broly Tech, quello base. Quindi, sì, se vi capita di metterlo in turno, ok, se no, amen, sincero. Qui intanto Thales sta per fare una brutta fine, va benissimo. Ma di per sé, ragazzi, come free to play è veramente forte, calcolando che gli hanno dato subito Lezza, perché giustamente poi senza Lezza sto qua era un abominio. Nel senso che era simpatico, ma non abbastanza da essere dire ok, è forte. Beh, presa, mi pare che ci aveva nemmeno 90% di DR raggiungeva, mi pare che era un 60, un 70, non ho visto adesso le percentuali. Però per farvi capire che senza Lezza era proprio un altro personaggio. Allora, difesa adesso 100.000 def, come vedete purtroppo a livello difensivo. E senza il buff di Broly abbiamo perso un bel po', assolutamente. Se metto Cellmax gli dà qualcosa, Cellmax BBB gli dà, ok, BBB molto importante. Facciamo così. Allora, Cellmax anche ne ha giovato, perché adesso non è più obbligato a giocare con Broly di Super, visto che Bio Broly è Artificial Lifeform. E la passiva di Cellmax per attivarla tutta serve o Artificial Lifeform o Super Hero. E sì, Super Hero, Super Bosses. E visto che Bio Broly è Artificial Lifeform, avete risolto un sacco di problemi. Allora io voglio prendere quelle orb con Bio Broly in realtà. Facciamo così. E Cellmax, mi dispiace, ma se tu tiri pure qualche botta già è tanto. Vediamo un po' se Broly non lo devasta sto slug. Si lava sto slug? No, per nostra sfiga no. Vediamo un po', vabbè, qua 18 milioni. Diciamo che io me lo sto giocando secondo slot, però voi pensate che questo lo andate a giocare quasi sempre terzo slot, no? Lo mettete a ruotare. A ruotare funziona benissimo, assolutamente. Anche perché al quinto turno si ritrova con 90% di DR, post special, si prende anche i buff per la difesa e dovrebbe tankare veramente qualsiasi cosa post special. State attenti solo agli away, che sto coso non li tanca assolutamente. E poi una volta che sono scaricate 6 milioni e 4, vedete, carica veramente poco. E una volta che si è scaricato, no? Che inizia a perdere la DR con la damage reduction rate, poi voi avete la target e tutto, quindi risolvete con quello. Molto semplice sotto quel punto di vista.
qui purtroppo di danni, come vedete, non è che ne fa tantissimi. Ha tirato pure tre special. Tu dici ok, però è veramente, sono danni da free to play, ecco, non va aspettare questa cosa. Anche se in realtà qualche free to play ogni tanto ne ha caricate pure di più. Però di per sé, ragazzi, il personaggio è stato creato per tankare, punto. Non vi aspettate miliardi di danno da questo personaggio. Però ripeto, ho messo terzo a ruotare, dà un ottimo aiuto al team e vi dà anche una sicurezza nel tankare. Tutto tranne la UE. La UE, giustamente, come vi ho detto, non attivando la DR, non tutta la DR, non riuscire a tankarla sicuramente. Intanto qui Selmax ha deciso di fare lo show. Showcase di Selmax. Compro i deck, si trasforma, va bene. Vediamo un pochettino di shottare velocemente, che vorrei vedere un pochettino la target di BioBroly. Anche i danni che fa in realtà di BioBroly. Ok, Broly qua lo abbiamo. Possiamo anche attivare il domain in realtà, quindi possiamo fare così. Attiviamo il domain di Broly, così vediamo anche quanto buffa BioBroly. Vediamo un pochettino qua, vabbè, un po' di danno non fa mai male sul grande cooler che verrà annichilito adesso da sto turno. Veramente un turno di Cristo. 15 milioni crittati, apprezzo. Quasi. Vai Broly, fagli vedere chi comanda. Comunque veramente, ragazzi, con sto supporto, con sta LR, il team di Broly adesso, se prima non ci aveva senso, adesso è ancora più solido rispetto a prima. Veramente hanno fatto un supporto clamoroso. Ci voleva, io l'avevo detto durante questi giorni, queste settimane, e tra l'altro per chiudere il team ci voleva proprio un personaggio con una target, proprio per dare ancora più solidità a livello difensivo al team. E infatti così hanno fatto. Poi che è un personaggio che tanca anche normalmente, meglio così. Poi comunque di base i eventi, quelli che stanno uscendo anche adesso, durano massimo 6-7 turni. Quindi capite bene che la passiva dei BioBroly la vedete sempre attiva, no? E non vedete mai quel damage reduction rate in meno. Qui Broly non ha crittato. Broly non si fa. Non si fa, non si critta. Niente, ha crittato di pugni, però va bene. Quindi veramente gran bel personaggio. Hanno creato veramente un gran bel personaggio. Qui abbiamo anche Tarless, ok. Vediamo un po', 150.000 def, va bene, questo è il buff della... Ah, però non abbiamo il key, perché lui giustamente si fa perdere sempre il key, giusto? No, perché lui c'ha la entrance, che per i primi 4 turni gli dà key più 8 per un massimo di key più 10. Per questo era in perma 18 key. Oh, infatti stiamo al quinto turno, sono passati 4 turni e lui non c'ha più key, giustamente. Quindi diciamo che sotto quel punto di vista il key gli fa un po' male. Ecco, come potete vedere, il key è un po' il suo nemico, il suo arcinemico. Quindi è un po' da rivedere sotto quel punto di vista. Però i primi 4-1, come vedete, è abbastanza solido con quel key più 8, massimo key più 10. E il problema è che non ha link proprio di key, cioè nel senso che non scambia link di key. È un gran problema questo, che giustamente se non raggiunge la 18 perdi anche quel buff alla def che c'ha. Messo terzo a ruotare, può darsi che riesci a far scendere qualche orb più facilmente, ma capite bene che è un po' sprecata come cosa. Giustamente si va a perdere tutti i buff. Poi perde anche l'additional super attack dopo i 4 turni. Ecco, dopo 4 turni diventa un po' un abominio, in generale. La DR ce l'ha sempre, ce l'ha sempre fino al settimo turno, perché poi dal settimo turno in poi inizia a perderla. Però di base a livello offensivo, se prima già faceva un po' schifo, adesso proprio è diventata un abominio di personaggio. Però vabbè, se riuscite a setappare un po' tutto, secondo me sui 10 milioni ci arriva, ma veramente molto risicato, ecco, molto risicato. Potevano dargli qualche buff da terzo slot, tipo che ne so, se era terzo messo a ruotare, buffa l'attacco, qualcosa del genere. Ma giusto per vedergli fare due danni in più, perché comunque nell'era Ezza avete 8 milioni di danno. Meh, 10 milioni di danno se ti va bene, ma è un po' sprecato a parer mio. Facciamo così. Comunque adesso Movie Boss si è diventato un po' il super con Gone Beast, con doppia target, revive. Sembra un po' il team di coso, di Gohan, che tu c'avevi tutta sta gente dentro ed eri immortale. Veramente gran buff hanno dato a sto team. Io sono contento perché gli extreme vengono sempre mandati a fanculo praticamente. Veramente gran buff hanno dato. Bravi, bravi quelli di Bandai. Ogni tanto qualche cosa di buono lo fate nella vostra vita. Finisce il domain, ripperoni. Allora, abbiamo la revive di BioBroly. Broly Int mi ha alloccato, mi ha assilato e mi ha alloccato Broly fisico. Ma col cazzo, perché io ho il Senzu e mi sono proprio preparato stavolta. Bastardo. Allora, abbiamo già la target che possiamo attivare, 75.000 def. Beh, ti devo dire, devo dire che fa un po' cagare come difesa. Facciamo così, la possiamo attivare, ma in realtà sì e no. Vabbè, vediamo giusto il danno.
Tanto comunque non credo di fare un... cioè massimo facciamo un altro turno e amen. Vediamo un po'. 3 milioni e 5, vabbè. Purtroppo è un free to play, i danni li vedete, quindi non è che fa chissà cosa. Gli potevano dare un po' di chi. Come vedete ragazzi, il chi è proprio un problema gigante. Ecco, fare la target, ok che avete la guardia, però non essendo post special, non avete la DR. E questa è una piccola problematica, mettiamola in questo modo. Non, ti prende, non vi prendete tutti i buff post special. Non dovrebbe contarvi, credo. Se non ho visto la difesa post-acti, perché di solito quando tirate l'acti dovrebbe contare anche la passiva, perché è come se avesse tirato una special. Però non credo che i buff vengano attivati, perché è obbligatorio attivare la special. Però comunque con la guardia riuscite a fare un po' il vostro. Con quel poco di DR che si ritrova, sicuramente riesce a cavarsela. Però qua boh, c'è manco ci tira special, quindi ok, va bene. La volevo vedere un po' con la special presa, tipo adesso, tanto siamo post special. Brolint va benissimo. Però ripeto ragazzi, se avete difficoltà alto, sto Bebroli veramente vi risolve qualsiasi problema di sto team. E se avete qualche personaggio, che ne so, vi manca qualche personaggio di sto team, è proprio perfetto, perché riuscite benissimamente a chiudere il team. Anche se non avete tutti i personaggi giusti, mettete sto Bebroli e togliete qualche merdina che stavate giocando. Io direi di shottare assolutamente sto Bojack, che già mi ha rotto i tre quarti. Annichiliamolo. Oppure il buff di Tarless e Settiere per il meme. Facciamo così. E distruggiamolo. E ci vediamo giusto l'ultimo turno di Biobroli. Anche perché adesso stiamo dopo il settimo turno. Quindi già iniziate a perdere DR. Iniziate a perdere crit. Che vabbè, il crit non ci serve visto che non fa danno. Ecco, proprio perché non fa danno, a sto punto potreste buildarlo anche full Evas, secondo me. Visto che ne fa poco di danno, potete fare full level resto add. Tanto di base comunque un po' di add di special ce l'ha anche lui, anche se per pochi turni. Però tutto sommato secondo me è molto più utile a livello difensivo che a livello di danno. Anche in linea di poterlo giocare anche fra qualche anno, no? Molto meglio farlo doggiare che provare a fargli far danno. Anche perché poi nella 12 key mi sembra che non c'è nemmeno buffa la def, per dire. C'è giusto Great Resist Attack, capiamoci. Quindi veramente inutile fargli fanate di 12 in più. Avessi avuto un buff alla def, ancora. Vediamo signori, ultimo turno. Come vedete ragazzi, sta proprio distrutto sto Bebroli a livello di chi, mamma mia. Lo hanno annichilito. 93.000 def, vabbè, già è tanto, non voglio cliccare Darless. Facciamo così. C'ho le orb fisiche, incredibile ma vero. Facciamo in questo modo. E difensivamente sempre 93.000. Però adesso avendo iniziato a perdere la DR, diciamo che potrebbe avere dei problemi. Però comunque essendo che mo il boss è int, questi problemi non si vengono anche. Poi vabbè, già nemba della boss rush movie qua, figure se ci abbiamo problemi. Però di base ripeto ragazzi, lo mettete a terzo a ruotare, il problema non si crea proprio. Anzi, vi può dare solo che una mano al team. Mettete terza a ruotare, post special, tanca qualsiasi cosa. Fino a che naturalmente non arrivate nei turni in cui si inizia a scaricare. Quando si inizia a scaricare fate attenzione. Quando si inizia a scaricare mi conviene tenere la target pronta, proprio per queste evenienze. Come vedete 6 milioni e 2 carica. Molto basso sicuramente, però no, partendo con full setup subito, secondo me un 10 milioni ci arriva, ma è veramente risicato. Sono danni che comunque non vedrete mai, come state notando. Qui se il Max dice, vabbè, ci sto pure io in sto game. Vabbè signori, io credo che ci possiamo salutare qua. Il PG l'abbiamo visto, molto interessante, molto forte per essere un free to play. Cioè noi dobbiamo pensare anche a quel punto di vista, che è letteralmente un free to play sto coso. E ha un kit da Dock and Fest praticamente, da LR, Legendary, tutto quello che volete. Signori, io vi saluto, fatemi sapere come sempre la vostra sotto nei commenti. E noi ci becchiamo oggi pomeriggio in stream per reactare a Sparking Zero.